Salve ragazzi, cari amici del web, sono Andrea Bruno e quest'oggi vi parlerò di un argomento che esula da tutti i temi che ho trattato finora, ovvero come mettere le piastrelline a mosaico nel bagno. Tratto questo argomento, che è un argomento che non c'entra niente con tutti gli argomenti che ho già trattato, e probabilmente in futuro tratterò diversi di questi argomenti circa l'edilizia domestica. Perché ho notato che nessuno sa, persino tra i professionisti, tra gli specialisti, come eseguire certi lavori. Perché? Perché essenzialmente le persone che operano nella sfera di lavori manuali non sono persone molto azzeccate per quelli che sono i ragionamenti, i concetti, la fisica e tutta una serie di, diciamo, di logiche che bisogna intraprendere prima di iniziare un lavoro. Per cui noi della classe intellettuale, della classe pensante, noi, per esempio, io mi occupo più che altro di algoritmi del computer, di formule della fisica, di matematica, di cose che esulano da quello che è il lavoro manuale. Per cui, vista la regola universale della compatibilità del lavoro verso il basso, a noi della classe pensante i lavori manuali, anche se difficilmente ci cimentiamo i lavori manuali, riescono decisamente molto meglio rispetto al classico piastrellista. Una persona che opera all'interno della sfera dei lavori della classe intellettuale, se dovesse cimentarsi nei lavori manuali, questi lavori manuali, nonostante non abbia la pratica nell'usare le mani, nel sporcarsi, questi lavori gli vengono decisamente meglio. Perché? Perché il lavoro manuale non è solamente un'esecuzione meccanica di un qualche cosa, è essenzialmente il ragionare su come fare le cose. Ecco anche perché la natura di questo video. Nessuno in internet vi dirà mai come mettere queste piastrelline nella miniera dei modi. Anzi, cercando in internet troverete che le piastrelline a mosaico cadono, non tengono, sono difficili da pulire, nel qual caso vengono imbrattate di colla durante la posa. Vi sono tutta una serie di problemi che sono proprio dovuti al fatto dell'ignoranza del piastrellista, perché il piastrellista è essenzialmente un esecutore manuale, non è una persona che è in grado di fare certi ragionamenti, a meno che qualcheduno glielo va ad insegnare. Ecco, questo un po' è quello che mi prefiggo di fare. Allora, essenzialmente, quando si posano le piastrelle, qualsiasi tipo di piastrelle, viene usata una spatolina di cui io non so neanche il nome, a raspa, a rastrello per stendere la colla. In questo modo la colla viene stesa come se fossero delle strisce di colla. Perché? Perché è importante che la colla dietro la piastrella non sia una massa unica. Perché questo? Altrimenti sarebbe difficile da aggiustare la piastrella una volta appoggiata sulla colla. Se dietro alla piastrella abbiamo anche dell'aria, questa colla con la pressione delle mani ha la possibilità di modificarsi. Nel qual caso dietro la piastrella vi fosse una massa compatta di colla, una volta appoggiata la piastrella, tu non la vai più a correggere, a, diciamo, ad andare a inclinare di più e di meno in alcune parti, perché la massa compatta non darebbe questa possibilità, a meno che di non esercitare una forza tremenda picchiandoci sopra con un martello di gomma o qualcos'altro. Comunque verrebbe un lavoro scomodo. Per cui ecco il motivo per il quale si usa una spatola a rastrello o a raspa con molti denti per stendere la colla. È chiaro che chi è abituato all'esecuzione meccanica di un certo lavoro non riesce a capire che ci possano essere dei lavori in cui questa raspa non debba essere utilizzata. È il caso della piastrella a mosaico. La spatola tradizionale di cui su tutti i tutorial internet viene mostrata per stendere la colla anche per il mosaico, nel caso del mosaico non deve essere utilizzata. Perché questo? Perché il gioco di poter aggiustare questa piastrella nel piano è un gioco che viene già fatto dalle vie di fuga della piastrella, perché la piastrella mosaico ha molte più vie di fuga
nello stesso spazio rispetto a una piastrella tradizionale, per cui la colla non impedirà mai alla piastrella di potersi aggiustare. Non abbiamo mai, anche se è un altro ragionamento per cui non occorre utilizzare questa spazzola, è perché, stando sempre alle formule della fisica, maggiore è il contatto della piastrella con la colla e maggiore sarà la presa della piastrella sulla parete o sul pavimento. Perché questo? Perché è molto semplice. Se la colla tiene un tot numero di chilogrammi per centimetro quadrato, aumentando la superficie, si va ad aumentare anche la tenuta della colla su queste piastrelline, che queste piastrelline qua, essendo già piccole, essendo più delle volte in vetro, già il più delle volte la colla già poco tiene sulla piastrella, per cui è importante stendere la colla in una maniera compatta. Deve essere una maniera, bisogna creare un piano interamente di colla, non va grattato con la raspa a rastrellino, non bisogna fare i rigatoni. E un secondo motivo perché non bisogna fare questi rigatoni: generalmente queste piastrelle dove vanno? Vanno nelle piscine, vanno nel bagno, vanno nella doccia, vanno in tutte le parti dove corre acqua, per cui queste righe andrebbero a creare sotto la piastrella dei canalini ideali per lo scorrimento dell'acqua che alla lunga andare, ovvero l'acqua che riuscirebbe ad infiltrarsi dentro la piastrella, riuscirebbe lì dentro anche a scorrere, alla lunga andare andrebbero a ledere la stabilità di queste piastrelline e nel giro di poco, un anno, due, tre, 5 anni, se ne cadrebbero tutte quante, per cui è importante creare una superficie di colla liscia, compatta, e poi ad aderire queste piastrelle e pressarle bene su questa colla. Vedrete che non ci sarà alcuna difficoltà nel raddrizzarle, nel dargli la giusta inclinatura. Chiaramente dovrete utilizzare una tavola piatta per andare poi a pressare queste piastrelline qui sulla colla. La colla in diverse parti tenderà ad uscire dalla via di fuga ed è questo, non è un qualche cosa di negativo, anzi, come ho fatto io, la via di fuga l'ho fatta anch'essa con la colla delle piastrelle, perché in questo modo vado ad aumentare la presa della colla stessa sulle tesserine del mosaico, per cui è importante non creare dietro le linee, quelle a rastrello dietro la piastrella, e usare la colla stessa per le vie di fuga. Ecco, un'altra cosa importante è comprare una colla che sia molto elastica e di ottima qualità. Io ho utilizzato una colla che si chiama Atlas Plus e ho visto che era molto buona. Poi sono passato così per fare un esperimento, una colla finlandese che non mi ricordo il nome, però essendo una colla finlandese adatta addirittura per gli esterni in cui gela, in cui si va sotto zero, in cui si può formare del ghiaccio sulle piastrelle, era sicuramente una colla molto buona, però a dire il vero mi sono trovato meglio con questa colla qui Atlas Plus. Quell'altra era un po', cioè ci sono delle piccole differenze. Quando voi andrete a mettere le piastrelle a seconda della colla, vedrete che soprattutto quelli in verticali dopo un po' possono cominciare a camminare, allora c'è bisogno di mettere dei piccoli spessori. Ci sono in base anche alla colla ci sono dei piccoli accorgimenti, ma voi stessi vi renderete conto. La cosa più importante è utilizzare innanzitutto una colla molto buona, una colla che faccia una forte presa. Ecco, un'altra cosa importantissima: se dovreste mettere delle piastrelle su un bagno, per esempio, le cui pareti erano già, per esempio, smaltate, perché capita in tanti paesi, si usa che le case antiche non hanno le piastrelle, hanno le piastrelle del bagno solamente in alcuni punti, poi il resto delle pareti possono essere smaltate fino a una certa altezza. La colla non tiene sullo smalto, per cui sarebbe opportuno togliere questa colla, però può essere un lavoro molto complicato. Poi quello che c'è sotto la colla potrebbe essere un cemento che ha pochissima presa, andrebbe comunque di nuovo lavorato. Ecco, la cosa che ho fatto io, che ho in uno di questi casi, che è il secondo caso in cui mi ci sono cimentato, non ho tolto lo smalto, ho imbrattato lo smalto con
uno stucco decorativo, non so neanche se chiamarlo stucco, come questo qui che c'è su questa parete, che una volta seccato diventa ruvidissimo e ha una presa su questo smalto incredibile, la togli solamente con la mazzetta. Una volta imbrattata la parete con questo materiale qui decorativo, per fare, non è un materiale apposta, non è un fondo, però questo materiale qua ha dato una presa solidissima a questa parete smaltata, la quale altrimenti sarebbe stata impossibile sulla quale applicare queste piastrelline, perché la colla non fa una grandissima presa su questo, sullo smalto. Ci sono delle colle speciali che sono anche molto costose, che vanno bene anche per fare questo genere di lavoro. Sono delle colle speciali che vanno bene anche per posare delle piastrelle su delle piastrelle già esistenti. Io consiglio questa tattica qua: dare uno sfondo utilizzando un materiale molto ruvido che faccia presa sullo smalto, dopodiché incominciare il lavoro. Ecco. Dove non c'è lo smalto, chiaramente occorre anche lì dare uno sfondo. Ci sono anche lì dei materiali apposta che costano pochi, sono dei bidoncini che essenzialmente è un composto che è una colla di vinilica diluita con moltissima acqua. Occorre dare su tutta la parete, dovete dare questo sfondo qua, in modo che poi la colla faccia ben presa. Ecco, quello è un po' quello che volevo dire. Per cui, tornando un po' al ragionamento di queste piastrelline, no? Se voi date la colla delle piastrelle, la date a rigatoni, si formano dei cannellini, lo date così nel piano della doccia, nel bagno, in tutte le parti che poi andrà magari a scorrerci acqua perché pulite il pavimento con delle secchiate d'acqua, il piano della doccia, le pareti, scorrerà sempre acqua. Quest'acqua qui si infilerà dietro le piastrelle, già questi mosaici tengono poco perché se l'avete dato la colla con delle righe è chiaro che andranno poi a staccare. Dovete fare in modo che ogni testa del mosaico appoggi in piano completamente sulla colla, date una leggera pressione. Ecco, questa pressione che voi con una tavola, anche con qualche strumento apposta, andate per mettere bene in piano belle lisce queste piastrelle, è la stessa pressione che viene data alle piastrelle quando si mette in piano con dietro la colla messa a righe. L'unica cosa che nel primo caso, quando la colla è messa a righe, è la colla stessa che si aggiusta, dato che le righe, c'è cioè una riga di colla, una riga d'aria, una riga di colla, in base alla pressione, questa colla si distribuisce nelle righe d'aria, in base alla pressione. Nella piastrella mosaico, questa colla si distribuisce andando a finire nelle vie di fuga. Vie di fuga, non preoccupatevi di questo. Vie di fuga che poi verranno a loro volta, una volta finito il lavoro, riempite con dell'altra colla per cui non si crea nessun danno. E ecco, è importante riempire le vie di fuga con dell'altra colla anche per aumentare la presa. Un'altra cosa che vi volevo dire, la piastrella mosaico è essenzialmente stata creata per i bagni, per tutte quelle posizioni. Perché per i bagni? Perché tu nel bagno puoi scivolare e nel bagno è opportuno che non vi siano spigoli, perché puoi andare a picchiare la testa, puoi andare a sbattere. Per cui è opportuno. Il vero significato dell'utilizzo di questa piastrella qua è, prima di incominciare la posa della piastrella, è lavorare sugli, togliere tutti gli spigoli. Potete togliere gli spigoli utilizzando del cartongesso. Utilizzando, per esempio, negli angoli mettete delle strisce di cartongesso, fate delle curve con il cartongesso, avvitate il cartongesso direttamente, lo bullonate direttamente nella parete, potete anche non usare spigoli. Potete usare il cartongesso e fissarlo col poliuretano espanso, con le bombolette, anche in questo modo qua, le bombolette per il montaggio, quelle che si usano per le finestre. Potete usare mille modi, però l'importante, se no altrimenti non ha senso utilizzare questa piastrella. Questa piastrella è una piastrella apposta per andare a creare delle forme arrotondate, il bagno è più bello. Voi avrete un bagno con tutti gli angoli della parete rotondi, il pavimento, potete fare come ho fatto io,
scende la parete, poi quando arriva al pavimento si arrotonda e continua il mosaico anche sul pavimento senza avere degli angoli. Ecco, una cosa potete lavorare, anzi dovete, se decidete di mettere questo tipo di piastrella, dovete lavorare anche su questo aspetto qua. Ecco, un'altra cosa, un altro modo per mettere la piastrella a mosaico, è un altro modo che secondo me l'ho fatto solo io, nessuno, un'altra delle mie invenzioni, potete usare esclusivamente la pittura idroisolante, come colla. Praticamente, se questo nel tal caso abbiate la parete molto liscia, potete stendere la pittura. È una pittura che in genere l'ho vista sempre nel negozio al colore verde acqua, una pittura di colore verde acqua. Voi date questa pittura, è una pittura che una volta asciugata forma una specie di pellicola di gomma, una pellicola che è un qualcosa, un misto tra gomma e cellofan, una pellicola che isola completamente dall'acqua. Voi date sulla parete questa pittura isolante, in genere io l'ho sempre vista color verde acqua, magari ci sono anche di altri colori, e direttamente prima che essa asciughi gli appiccicate sopra le piastrelle. Questo è il metodo migliore, che va molto più veloce, funziona anche per le piastrelle non a mosaico. Anzi, vi farò vedere qua dove sono adesso, c'ho il bagno che è interamente fatto con questa tecnica qua. C'ho le piastrelle a mosaico incollate esclusivamente con la pittura idrorepellente, ma anche tutte le piastrelle, anche quelle così grosse, anzi vi faccio vedere, sono tutte state incollate senza colla delle piastrelle. Tiene in maniera incredibile. Se le dovete togliere quelle piastrelle lì, vi ci vuole il martello pneumatico. Ecco qua, questo qui per esempio è un lavoro fatto con queste piastrelle. Io addirittura qui non l'ho messa la via di fuga perché, essendo verde acqua, è bello questo colore che si intravede tra la fuga, si vede una specie di verde luminoso tra le piastrelle. Se vedete, queste piastrelle sono tutte incollate direttamente sulla pittura idrorepellente e tengono, che è una cosa incredibile. E tutte le piastrelle di questo bagno, anche queste adesso sono piastrelle nere, non si vede, piastrelle nere e specchio. Sono piastrellone, credo la misura 60x60 in granito nero africano, sono piastrelle pesantissime, stanno tutte attaccate senza l'utilizzo della colla. Queste piastrellone qua sono tutte in granito nero africano, sono tutte piastrellone che stanno attaccate sulla pittura idrorepellente. Sulle piastrelle di grandi dimensioni è importante che la parete sia molto liscia, perché altrimenti non ha aderenza, perché questa qui è una pittura che fa una pellicola, insomma. Se la parete è molto liscia, potete procedere in questo modo. Per le piastrelle a mosaico non credo sia importantissimo che sia molto liscia la parete, perché essenzialmente la piastrella a mosaico, avendo tantissima via di fuga, si adatta e può seguire tranquillamente anche il moto ondulatorio della parete. Anzi, a volte, se avete delle case antiche con le pareti con i muri molto arrotondati, un effetto ondulatorio può essere una cosa anche molto bella da vedersi. Ecco, chiudo qui con un'inquadratura con queste piastrelle qui a mosaico e ci sentiamo alla prossima. Ciao, ciao a tutti.